Tanta delusione oggi per gli amanti del parapendio. Le condizioni climatiche non hanno permesso di inaugurare l'atterraggio di Creto, nella Val Bisagno, un avvenimento atteso da anni dagli icari genovesi, visto che in Liguria è possibile volare solo a Bergeggi, Spotorno, Noli e Riva Trigoso. Oggi le condizioni meteorologiche non sono ottimali. Per partire, per poter fare una manifestazione di questo tipo o anche un'attività a scuola in assoluta sicurezza, occorre sempre un vento frontale con un massimo di 15 km ora di intensità. Lo sport del parapendio consiste nell'utilizzare, penso, un mezzo rivoluzionario, un mezzo che pesa 5-6 kg e che si porta sulle spalle. È questo il grande vantaggio di un mezzo che non è mai esistito, forse nei sogni. È veramente l'essenza della libertà del volo. Uno sport, quello del parapendio, che conta in Italia 10.000 praticanti e 50 scuole che fanno capo alla Federazione Italiana Volo Libero. In Liguria siamo circa 300 a volare col parapendio. Com'è possibile imparare questo sport? C'è una regolamentazione, intanto bisogna dire una regolamentazione di legge, che è il DPR 404, e obbliga chi vuole iniziare questa attività ad effettuare un corso presso una scuola certificata dall'Aeroclub d'Italia. Quanto tempo occorre per imparare questo sport? E dunque, frequentando la scuola all'incirca 3 mesi di corso si riesce benissimo a imparare le basi dello sport. I rischi sono affrontare questo sport con eccessiva faciloneria. Occorre molta esperienza e non si finisce mai di imparare. Tutto rimandato dunque ad un prossimo appuntamento, ma intanto per noi una piccola dimostrazione.